scena che si stendeva ai suoi piedi aveva in sé la sostanza del paradiso e dell'inferno nello stesso tempo. Tutto gli era diventato profondamente familiare ora: la sabbia rossastra, le dune rocciose, il piccolo villaggio più che straniero, così largo di promesse e così poco atto a mantenerle. Jenner lo fissò ancora con occhi luccicanti di febbre e si passò la lingua incartapecorita sulle labbra secche e rugose. Sapeva di essere ormai un uomo morto, a meno di riuscire a modificare le macchine che producevano con automatica regolarità gli alimenti e che dovevano essere nascoste chissà in quali cavità delle pareti e nel sottosuolo degli edifici. In antico, gli ultimi resti della civiltà marziana erano riusciti a sopravvivere in quel villaggio. Poi anche quei superstiti erano scomparsi alla fine, ma il villaggio aveva continuato a vivere, mantenendosi immondo dalle sabbie e pronto a offrire un asilo confortevole a qualunque marziano potesse giungervi ramingo un giorno. Ma non c'erano più marziani sulla faccia del pianeta, c'era soltanto Bill Jenner, pilota del primo razzo che mai fosse atterrato su Marte. Grazie. Adesso, come... Perfetto. Cioè, come sempre iniziamo leggendo un passo di un... diciamo di un libro, in questo caso di un racconto, tratto dal libro Le meraviglie del possibile. Io mi metto in piedi, tanto perché sono piccolino, quindi altrimenti non mi si vede. Le meraviglie del possibile, che è il libro da cui prendiamo lo spunto oggi, e che è pubblicato, la prima edizione era stata pubblicata nel 1959, e poi successivamente è stato ripubblicato anche altre volte, ed è curato da Sergio Solmi e Carlo Frutero, ed è stato per l'Italia la prima volta che la letteratura, diciamo, di fantascienza era entrata nel salotto buono, tra virgolette, della letteratura, in quanto era stato pubblicato da Einaudi, e quindi un pochino uscito dal dove era relegato, cioè una letteratura di genere o cose di questo genere, e per la prima volta si era visto come poteva essere una letteratura molto interessante, con tanti personaggi alle spalle. E il libro, il racconto che stiamo leggendo in questo momento è di Van Vogt, uno scrittore americano nato nel 1912, morto nel 2000, che si titola Villaggio incantato e di cui adesso sentiamo anche un'altra parte, la tua. Poteva resistere ancora, calcolò, 3 giorni al massimo. Era in quei 3 giorni che doveva conquistare il villaggio. Si trovava già tra i filari di piante quando si accorse all'improvviso che la musica era cessata. Con profondo senso di sollievo si chinò su di un arbusto, lo afferrò saldamente tra le sue mani capaci e dette una formidabile strappata. L'arbusto venne via facilmente e c'era un pezzo di marmo attaccato all'estremità del fusto. Jenner, esaminandolo stupito, notò che era stato un errore credere, come aveva creduto, che la pianta crescesse attraverso un foro praticato nel marmo. No, il fusto era semplicemente piantato nel marmo, presso la superficie. Fu allora che notò un'altra cosa. L'arbusto non aveva radici. Istintivamente Jenner abbassò lo sguardo sul punto dove aveva strappato, insieme con la pianta, il pezzo di marmo. C'era della sabbia in quel punto. Lasciò cadere l'arbusto e, buttandosi in ginocchio, ficcò le dita nella sabbia. Questa gli scorreva con liquida aridità tra le dita, che continuavano a scavare sempre più profondamente, fino a quando, ricorrendo a tutta la sua forza, egli poté spingere la mano, poi l'avambraccio nel foro. Sabbia, non c'era che sabbia. Grazie. Grazie ad Antonella Pinna, che insieme ad Anna Murgia leggeranno alcuni passi da cui noi prendiamo lo spunto quest'oggi, questo pomeriggio. Come accennavo prima, questo è uno dei racconti del libro Le meraviglie del possibile, che è una raccolta di 29 racconti.
che è un po' la summa della fantascienza, secondo Sergio Solmi e Carlo Fruttero, intorno a quegli anni. Una summa della fantascienza che appunto è stata poi ripubblicata adesso. E oggi prendiamo lo spunto da questo, da alcuni racconti, per parlare di diverse questioni, soprattutto legate diciamo alla possibilità dei viaggi spaziali e in particolare anche di Marte, perché il racconto che stiamo facendo, che stiamo leggendo, parla di Marte. E ne parliamo diciamo prendendo spunto da questo racconto insieme a Giulio Angioni, che è antropologo e scrittore, già docente di antropologia all'Università di Cagliari, poi anche in Francia, e fellow alla University di Oxford. E ne parliamo anche con Giacomo Cau, che è direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Minerali dell'Università di Cagliari e presidente del Distretto Aerospaziale della Sardegna. Qui in questi due passi si intravedono alcune cose di cui parla questo racconto. Questo racconto parla di una persona che arriva su Marte dopo una preparazione di tantissimo tempo e resta l'unico superstite di questa spedizione e si trova a un certo punto a dover tentare di sopravvivere su Marte. E qui prima di questo passo si racconta di questa persona che cammina per un deserto attraverso per tantissimi chilometri e poi arriva in questa stranissima città. Una strana città che, come si è visto, è una città che sembra, almeno a lui gli sembra, che sia stata costruita apposta per far vivere determinate persone, perché a seconda di come uno si comporta escono fuori determinate cose che lo aiutano a vivere. E allora si pone il problema di come modificare le macchine. Lui pensa che ci siano delle macchine dietro questa città. Ecco, qui immediatamente vengono in mente diverse cose, innanzitutto anche il problema di Marte. Abbiamo visto l'anno scorso tutta una serie di foto che erano state fatte da dei satelliti che hanno fotografato in tutti i modi Marte. E abbiamo il professor Cao, che tra le altre cose, tra le diverse cose, ha anche, se non sbaglio, fatto dei brevetti per delle innovazioni di processo per diciamo vivere su Marte. Io adesso lo dico così molto, molto in generale, e quindi chiedo, qui si mostra un Marte naturalmente fantascientifico in cui questa persona può diciamo respirare senza necessità di avere una mano, di avere tutta una serie di apparecchiature tecniche, eccetera eccetera. Però Marte, visto che ci sono anche dei progetti per andare su Marte, ecco, quali sono i problemi così principali un po' da affrontare, quali sono i problemi anche che hai affrontato tu riguardo a questo aspetto? Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per questo invito che ho accolto con estremo piacere. Dicevo prima all'amico Mezzarani, prima che iniziassimo questo dibattito, che io vengo considerato una persona dotata di un estremo pragmatismo, no? E oltre a fare il mestiere che faccio, confesso che la letteratura del fantastico mi ha sempre, come dire, più preoccupato che altro. Insomma, non l'ho mai letta con grande entusiasmo, perché forse da tecnico e da estremo pragmatico appunto non mi ci ritrovavo tantissimo. Però certamente, adesso io non ricordo in che anno sia stato scritto questo nel 50, il libro del 59. Questi sono tutti del 30-40, quindi però non posso riconoscere, nonostante questo pragmatismo esasperato di cui vi ho appena parlato, la visione ovviamente che questi autori hanno. Tornando alla domanda, ma intanto avremo delle informazioni
molto più dettagliate sul pianeta a ottobre di quest'anno. Voi sapete che il 14 di marzo scorso è partita dalla base di Baikonur la sonda ExoMars. L'atterraggio della sonda ExoMars è previsto per ottobre, quindi già cominciate a fare riferimento al tempo necessario a raggiungere il pianeta, ci vogliono con le tecnologie tradizionali 6 mesi. E quindi tra breve insomma, ottobre, cominceremo ad acquisire dei dati e delle informazioni un po' più di dettaglio sul pianeta rosso, sebbene qualcosa già si sappia, anzi parecchie cose si sappia. E, per esempio, mi facevi la domanda, poi magari no, quando mi devo fermare mi dirai naturalmente, per esempio, ciò che chiunque dovesse domani recarsi sul pianeta rosso, così lo si definisce, per via della sua composizione in ossidi di ferro principalmente, si troverebbe di fronte a un pianeta dove i livelli termici, la temperatura, oscilla tra meno 120 circa gradi centigradi e la massima è meno 30. C'è sempre un freddo della Madonna, si direbbe in gergo tecnico, insomma. Quindi questa è la prima, no, se vogliamo immaginare di doverci andare, l'impatto è significativo. L'altro aspetto che è necessario ricordare è che ci si troverebbe di fronte a una accelerazione di gravità che è un terzo di quella terrestre, circa, con tutto ciò che questo comporta. Quindi, insomma, bisognerà fare attenzione a saltare, perché ci saranno delle difficoltà, naturalmente. L'altro aspetto è che paradossalmente nel senso della utilizzazione, c'è un'atmosfera praticamente al 96% di anidride carbonica. Quindi di fatto esistono tutta una serie di sostanze, che, tra cui appunto anche l'anidride carbonica, che nella nostra attività brevettuale di cui hai citato, utilizzeremo e utilizzeranno no, chi dovesse un giorno arrivare per garantire una qualche sopravvivenza sul pianeta, perché il concetto, ripeto, tu fermami quando vuoi, naturalmente il concetto fondamentalmente è questo: gli americani lavorano per immaginare una discesa su Marte umana nel 2030. Ora, se per andare su Marte da qui al 2030 continueremo ad avere necessità di fare un viaggio lungo 6 mesi, capite bene che dovremmo essere capaci, una volta raggiunto il pianeta, a consentire un sostentamento, perché le risorse che potremo portare saranno quelle che saranno. Invece però mi fa piacere dire che esistono delle attività importanti che riguardano la possibilità di raggiungere il pianeta Marte in 4 mesi. Non è tantissimo, però cambia un po' lo scenario. Ci sono delle attività estremamente importanti da parte di una realtà russa che immagina di poter raggiungere il pianeta rosso in 45 giorni attraverso una propulsione mi sfugge adesso il nome, una propulsione nucleare. È chiaro che laddove si dovesse andare in quella direzione, si dovesse avere a disposizione un vettore che in 45 giorni ci porta su Marte, si aprono degli scenari, naturalmente. Mi fermerei qui per ora, naturalmente. Poi vorrei porre alcuni problemi o un problema alla professora Angioni, a Giulia Angioni, nel senso che, ad esempio, di Marte si è parlato molto anche ultimamente, proprio perché ci sono state tutta una serie di immagini, e c'è una proiezione verso Marte, di come posto in cui alla fine ci si andrà, e alcuni parlano anche
colonizzazione, pensano a scenari di questo tipo. In ogni caso ci sono tutta una serie di altre questioni legate, che sono uno, legate alle persone che stanno, che vivono dentro assieme per lunghi, per molti mesi e che devono raggiungere il pianeta, da un lato. Dall'altro ci sono anche già tutta una serie di persone più o meno, diciamo più o meno imprenditori, usiamo questo termine, che stanno già programmando grosso modo anche dei viaggi che possono avere una finalità scientifica, ma anche turistica, ma e di vario tipo, che in ogni caso mostrano probabilmente anche modi di essere, modi di vivere o modi di voler vivere in altra maniera, tutto sommato. E questo mi pone il problema anche dal punto di vista, diciamo, dei rapporti interpersonali e, se vogliamo, anche delle figure antropologiche che in parte si stanno formando, nuove figure antropologiche, nel senso di persone che vogliono o andare via dalla terra o vivere da altre parti. Ecco, volevo porre questi problemi al professor Angioni, uno per sapere se ha senso porli, innanzitutto, magari non ha senso, e se effettivamente diciamo la possibilità di viaggiare al di fuori della Terra in qualche modo porta anche ad accelerare delle trasformazioni delle persone, antropologiche delle persone, del modo di intendere determinati rapporti o di vivere in altre situazioni. È una domanda che comunque ci si pone, e che anche la fantascienza cosiddetta si pone di fronte a questo nuovo modo di stare al mondo e nel cosmo dell'umanità. Però quello che riusciamo a capire di come si è formata l'umanità su questo pianeta può essere, secondo me, più ottimisti che pessimisti rispetto alle possibilità di poter andare e soprattutto stare altrove. L'andare è una questione più tecnica, no? E il restare pure, ma sia l'una che l'altra, l'andare e il restare, pongono problemi appunto di formazione di uomini nuovi. E questo degli uomini nuovi, dell'avere uomini nuovi più o meno modificati, eventualmente anche fisicamente, non si pone come qualcosa di terribile per un antropologo. L'antropologo sa che l'uomo è cambiato moltissimo nei milioni di anni in cui è stato sulla Terra, che negli ultimi millenni è cambiato anche più rapidamente che nei milioni di anni passati, e che comunque l'uomo è più che qualsiasi altro essere che conosciamo, un essere vivente che si è specializzato nell'imparare, nell'adattarsi, tanto che l'idea che oggi abbiamo, credo anche quelli che studiano la genetica o l'epigenetica, l'idea più utile che abbiamo oggi di così complessiva di che cosa è l'uomo, è quella di che sia un essere capace di trasformarsi, di adattarsi e soprattutto di imparare. Per cui l'uomo, penso che per riuscire a fare queste imprese, che probabilmente potrebbero anche essere a un certo punto necessarie e non solo frutto di curiosità, perché qui magari non si riesce a vivere più come si vorrebbe, allora
ci potrebbe essere questa via di fuga e di salvezza. Riuscire a pensare di più che noi non nasciamo fatti, ma che ci facciamo sempre, sia come individui che come gruppi, deve diventare sempre di più, e secondo me lo sta diventando, un'idea antropologica fondante. Noi non nasciamo già fatti, noi ci facciamo sempre. Ed è un'idea forte che si è sviluppata anche nella narrativa, nel cinema, eccetera, di questo tipo, che noi diciamo di fantascienza, che secondo me è un aspetto, una branca della letteratura tutt'altro che di secondo piano. E se non lo si capiva quando per la prima volta Einaudi ha fatto un'antologia di cose buone di quello che già si chiamava, o forse non si chiamava ancora, fantascienza, si vede questa idea di uomini che non sono immodificabili e che nella loro modificabilità trovano non solo salvezza, ma anche possibilità nuove. Posso aggiungere un secondo soltanto? Perché non per stravolgere il programma naturalmente, però hai toccato dei punti che a mio modo di vedere potrebbero meritare qualche ulteriore considerazione. La prima, tu hai parlato di finalità turistiche e ne hai parlato in modo assolutamente corretto, nel senso che è vero che questo tipo di mercato è in espansione. Cito un caso che riguarda la Sardegna, che poi non si è concretizzato, ma ricordo molto bene, perché a suo tempo ne fui coinvolto sotto vari aspetti. Governava allora il governatore Soruk, venne un gruppo di imprenditori che voleva mettere in campo una intrapresa industriale per utilizzare un aeroporto della Sardegna come un hub da cui decollare per far, diciamo così, provare all'interlocutore interessato l'ebbrezza dell'assenza di gravità. Voi sapete che l'assenza di gravità si può realizzare su un aereo, un Airbus che prendiamo, non dico tutti i giorni, però insomma che molti di noi hanno preso, con un'avionica un po' modificata, ma adesso non entriamo nel dettaglio tecnico, però certamente effettuando determinate parabole, no, con degli angoli di salita e di discesa, è possibile garantirsi una ventina di secondi di assenza di gravità. E quindi il business, la modalità di business che veniva ipotizzata era questa. Questo è un primo aspetto che mi faceva piacere citare, senza menzionare il fatto che, se non ricordo male, correggetemi se sbaglio perché non sono certo di quello che dico, mi pare proprio di sì, un miliardario russo sia l'unico uomo che hanno portato sulla stazione spaziale abitante. Quindi che ci sia un uomo comune, bravo, l'unico uomo comune, perché ovviamente sulla stazione spaziale non un astronauta nel senso dell'astronauta propriamente detto, sarà stato ovviamente adeguatamente istruito, preparato sotto il punto di vista fisico e mentale, però come dire, no, al di fuori degli astronauti questo è l'unico esempio. Quindi c'è, adesso al di là dei miliardari che insomma, non so se purtroppo fortunatamente esistono su questo pianeta, ma qui apriamo uno scenario diverso di discussione. L'altro aspetto che citavi, e lo citava anche Giulio, riguarda il concetto di andare via dalla Terra. Il concetto di andare via dalla Terra. Prima, se vi ricordate, citavo un'azione svolta da, in questo caso ancora, un'azienda americana,
che immagino alcuni di voi conoscano soprattutto per le auto elettriche, mi riferisco alle auto Tesla, che iniziano a comparire sul mercato, il signore, un certo Elon Musk, che con la sua azienda sta sviluppando quel vettore che probabilmente in 4 mesi ci porterà su Marte. Ma io non voglio riparlare di questo concetto, e viceversa, vorrei scusate, portare alla vostra attenzione il fatto che questo signore mette in campo una teoria che è un po' quella a cui si faceva riferimento in parte prima, e cioè che sia necessario per la sopravvivenza della specie umana negli anni a venire che esista una colonia più o meno ampia che, diciamo così, non faccia scomparire, lui usa esattamente questo tipo di terminologia, l'umanità, come successe, e fa questo esempio, con i dinosauri all'epoca della scomparsa dei dinosauri. Quindi, come dire, hai centrato alcuni aspetti assolutamente rilevanti di questo percorso. Io direi che questa non è una teoria, nel lungo andare, per quanto noi sappiamo di come funziona il cosmo, è una certezza, perché il nostro pianeta non è eterno, niente ci fa pensare che lo sia, che a un certo punto l'umanità non ci potrà più vivere, che non ci sarà più nemmeno il pianeta, e che quindi si vorrà, speriamo che si ponga, che l'umanità non scompaia prima, che è pure una possibilità. Jenner emerse lentamente dallo stupore in cui era sprofondato e gli balenò un'idea. Prese uno degli arbusti che aveva già strappato, puntò il piede contro il pezzo di marmo che vi era attaccato e tirò, prima dolcemente, poi con forza sempre maggiore. Si staccò alla fine, ma non c'era dubbio che le due parti formavano un tutto unico. L'arbusto cresceva direttamente dal marmo. Dal marmo? Jenner si inginocchiò di nuovo accanto a uno dei fori dove aveva strappato il marmo e ne osservò attentamente una sezione laterale. Era straordinariamente porosa. Si trattava di roccia calcifera, con ogni probabilità, più che di vero e proprio marmo. L'uomo stava tendendo la mano per staccarne un frammento, quando la pietra mutò colore. Sbalordito, Jenner si ritrasse istintivamente. Intorno agli orli della frattura, la pietra stava assumendo una tinta di un vivace giallo arancione. Jenner la osservò incerto e alla fine, cautamente, la toccò. E mentre se ne stava coricato all'ombra di quell'albero, Jenner cercò di immaginare un'enorme massa di sostanza vivente che si sviluppasse sotto forma di edifici, modellandosi sulle esigenze di un'altra forma di vita, accettando la funzione del servire nella più lata accezione del termine. Se era condizionata a servire una data razza, perché non avrebbe dovuto servirne un'altra? Se aveva potuto modellarsi sulle esigenze marziane, perché non avrebbe dovuto adeguarsi anche ai bisogni di un essere umano? Le difficoltà dovevano essere enormi, naturalmente. Si chiese stancamente se fossero disponibili gli elementi essenziali. L'ossigeno per l'acqua poteva essere tratto dall'atmosfera. Migliaia di composti chimici si potevano ottenere con la sabbia. Sebbene si rendesse conto che, in caso di insuccesso, non c'erano altre alternative alla morte, cadde addormentato nello stesso istante in cui cominciava a chiedersi quali potessero essere i composti chimici necessari. Grazie alle due. Ogni tanto io lo chiudo inavvertitamente. Però se l'hai chiuso c'è quello di riserva. Aspetta, vediamo se riesco. Sì, lo utilizzo, in effetti probabilmente si sente anche senza microfono, ma io ho una voce molto bassa, quindi utilizzo il microfono. Quindi sì, in pratica abbiamo visto che questo villaggio è un villaggio estremamente particolare, è praticamente un villaggio in realtà
è una, potrebbe essere definito un essere vivente in qualche modo, un corpo, un qualcosa, un qualcosa che vive in maniera molto ma molto particolare e che ha dato luogo a degli edifici, ha dato luogo a degli edifici adattandosi a delle esigenze di persone che abitavano lì in questo pianeta che vengono chiamati marziani. E così abbiamo degli arbusti che non crescono sul marmo, ma sono su questa cosa che sembrerebbe marmo, che sono qualche cosa di unico insieme a questo qualcosa che sembrerebbe marmo. E quindi a un certo punto, infatti, si dice che sembra quasi, mentre se ne stava coricato all'ombra di quell'albero, Jenner cercò di immaginare un'enorme massa di sostanza vivente che si sviluppasse sotto forma di edifici, perché appunto questo edificio, in altre parti del racconto, si scopre che reagisce in qualche modo aiutando qualcuno che c'era stato probabilmente, cioè ci sono delle vasche in cui se uno infila i piedi esce fuori qualche cosa, oppure se uno getta qualcosa escono fuori delle cose che potrebbero essere cibo, non per questa persona però, ma per altre. E qui c'è il problema della adattabilità che si accennava prima, l'adattabilità in questo caso che da parte dell'essere umano che si sposta da altre parti e che quindi viene a contatto con altre realtà, e in qualche misura anche da parte di queste realtà che si adattano all'essere umano. Ora, probabilmente su Marte non esistono tutta una serie di elementi di questo genere, però c'è il fatto che ci si adatta anche all'essere umano, ad esempio da un punto di vista della flora. La flora, noi parliamo sempre della flora in rapporto all'essere umano, ma mai dal punto di vista della flora che si adatta in parte all'essere umano. C'è anche questo aspetto, insomma, dell'adattabilità, se vogliamo, reciproca. E quindi in questo quadro c'è il discorso dell'adattabilità verso l'essere umano e viceversa, di luoghi, di materiali, di elementi, di minerali, di cose che esistono in un altro contesto, in questo caso su Marte, e che pongono problemi di carattere scientifico, ma anche lo stesso problemi di carattere proprio di adattabilità, se vogliamo, antropologici, perché poi in determinate strutture ci si deve vivere. Sì, arriva bene. Gli argomenti sono davvero tanti e provo intanto inserisci anche altri. Sì, per carità. Io mi scuso, ma la voce sta tosse, maledetta. Mi sta tormentando da qualche giorno. Allora, intanto il concetto l'arbusto senza radici, il marmo, è vero che questo abbiamo detto è stato scritto negli anni 30, no? 30-40, no? E certamente, ripeto, il concetto che ho espresso prima si guarda veramente al futuro, perché no, se questo è uno dei primi forse autori che hanno immaginato la vita su Marte, poi no, passeranno probabilmente un centinaio d'anni perché ci sia una stazione, una colonia, non so come la vogliamo considerare, a seconda che abbiamo nella nostra testa una visione di conquistadores piuttosto che no, di esploratori. E quindi già questo è estremamente importante, io credo, per spingere chi poi materialmente sviluppa delle tecnologie a guardare oltre, e questo è secondo me un,
forse l'elemento più rilevante, insomma, no? Che possiamo cogliere da testi di questo tipo. Naturalmente la realtà ovviamente è diversa, la fantasia significativamente è diversa dalla fantasia. E adesso, senza voler entrare in dettagli tecnici che possono, come dire, non essere particolarmente apprezzati da tutto l'uditorio, una delle modalità che abbiamo ipotizzato per sfruttare le risorse disponibili sul pianeta, secondo un paradigma caro agli americani, che sta per che va sotto l'acronimo di ISRU, In Situ Resources Utilization, quindi utilizzazione delle risorse disponibili in situ, l'ottenimento di ossigeno attraverso la coltivazione di microalghe. Microalghe che abbiamo sperimentato crescono, cosa che, diciamo, fino a veramente pochissimo tempo fa non era un fatto particolarmente noto, crescono anche con livelli di anidride carbonica del 100%, come più o meno quello che succede su Marte. L'atmosfera che Marte rende disponibile come risorsa, sostanzialmente. Questo per dire che davvero la lettura di testi di questo tipo e poi l'applicazione, c'è un oiato drammatico, però la spinta è veramente, veramente incredibile. L'altro aspetto che mi piace toccare, perché spesso e volentieri anche le attività scientifiche, tecnologiche, che sono volte, diciamo così, alla conquista di pianeti o comunque di corpi celesti diversi dal nostro, vengono sempre guardate con qualche scetticismo, diciamo, ma perché noi dobbiamo andare? Moltissimi, oltre a fare la domanda classica, dice: ma lei ci crede agli extraterrestri, no? Perché questa è una domanda che emerge quasi costantemente in qualunque occasione, no? Da un punto di vista, diciamo, statistico, sì, alcuni affermano che è abbastanza difficile pensare che possano non esserci. Altri invece dicono di no, proprio partendo dallo stesso principio. Esatto. Io sono stato allevato alla galileiana, come si diceva un tempo, e quindi ho bisogno di vederlo, e ho bisogno che ci siano almeno altri X ricercatori o studiosi o altro che li vedano, insomma, no? Che ci sia un riscontro riproducibile del fatto che ci sono i marziani piuttosto che gli extraterrestri. Insomma, ecco, mi limito a dire questo. Stavo ragionando sul fatto che talvolta questo tipo di attività di sviluppo tecnologico venga guardato con grande sospetto dal grande pubblico, perché dice: ma perché andare, spendere, fare, disfare? A me piace sempre ricordare in questi contesti che ci sono innumerevoli cose che tocchiamo tutti i giorni, che sono nate proprio nel contesto spaziale. I joystick con cui i nostri figli giocano nacquero all'epoca in cui si andava sulla Luna. Mille altre applicazioni che qui mi sono riportato, perché sono veramente innumerevoli, nascono gli occhiali che usiamo, no? Quando sciamo, nascono in quell'occasione, no? Quelli che ci proteggono dalla radiazione solare, nascono in quel contesto. E potrei fare
numerosissimi esempi. Nel caso specifico ho voluto citare le alghe perché le alghe potrebbero avere una applicazione estremamente rilevante in Sardegna. Voi sapete che a Porto Torres è nato da qualche anno ed è in marcia da qualche anno un impianto che produce un monomero che si chiama acido azelaico. Questo monomero è un monomero che serve poi per produrre un polimero che si chiama Mater B, e cioè il sacchetto di plastica biodegradabile che tutti noi conosciamo e che usiamo esattamente tutti i giorni. Per produrre il monomero, l'acido azelaico, è necessario un olio. Quest'olio oggi è un olio di palma, di colza, di semi di girasole, ok? E ovviamente non arriva dalla Sardegna, quindi la materia prima arriva da Far East, tipicamente. Allora, attraverso le alghe, attraverso le coltivazioni di microalghe che possono essere realizzate anche in terreni o comunque in ambienti estremamente, come dire, poco adatti, è possibile invece coltivarle, e questo, come vedete, ha come a titolo di esempio una fortissima applicazione in chiave terrestre. Mi fermerei qui però. Al professor Giorgioni vorrei chiedere, sì, le questioni che un po' stavo ponendo prima, il discorso che aveva anche già iniziato, della questione della adattabilità in contesti differenti, quindi è anche il problema che poi tra l'altro probabilmente in un futuro, non so quanto vicino o meno, sarà più univoco, non solo un'adattabilità dell'essere umano verso un ambiente diverso, ma l'adattabilità di questo ambiente allo stesso essere umano, così come probabilmente avviene, è avvenuto in tanti contesti anche del mondo in cui viviamo. Quindi il problema della adattabilità che comporta anche tante questioni, forse di carattere, se vogliamo, anche antropologico, ovviamente anche filosofico o logico. Questa faccenda della adattabilità mi spinge a insistere sul fatto che non è una cosa così come le altre, è una cosa fondante. Noi siamo, soprattutto in quanto umani, ma anche in quanto facente parte di quella cosa che chiamiamo regno animale o comunque di questo pianeta, siamo soprattutto adattabili. Noi non nasciamo preparati a essere sardi di oggi, sardi nuragici, cinesi di 5.000 anni fa, eccetera, eccetera, eccetera. È difficile pensarlo, perché l'etnocentrismo insito in tutti i modi di vivere porta a pensare che no, io non potevo che nascere, che diventare quello che sono. No, io sono diventato sardo trecentese del 2000, tra 900 e 2000, solo perché ci sono nato lì tra 900 e 2000. Lo si capisce subito dopo che lo si dice, no? Però facciamo fatica a pensare che sia così. Il problema del perché facciamo fatica lo lascerei da parte. Pensare all'umanità non come un qualcosa, come un meccanismo che si sviluppa spontaneamente in un certo modo, è completamente sbagliato. Niente poi oggi porta a continuare a pensare questo. Tutto oggi, comprese le rivoluzioni scientifiche,
la rivoluzione dei mezzi di comunicazione e così via, e le rivoluzioni precedenti come la rivoluzione neolitica, quando la natura non è più usata come il luogo dove si trova da sopravvivere, ma la si adatta alle esigenze dell'uomo. Pensate che cosa è stato l'addomesticamento, si dice in gergo, dei vegetali e degli animali. È stato un sottomettere delle forme di vita alle esigenze della nostra vita. Beh, noi siamo capaci di fare questo per noi stessi e su noi stessi. Noi siamo uomini appunto perché siamo capaci di diventare diversissimi nel tempo e nello spazio. Possiamo diventare qualsiasi tipo di uomo conosciuto in astratto, poi in pratica si diventa, però si rimane sempre anche capaci di diventare altro. In situazioni diverse, probabilmente, anzi secondo me, sicuramente si ritorna a poter usare questa capacità fondante, antropologicamente fondante del nostro essere uomini. E poi per quanto riguarda l'altro aspetto importantissimo su cui tu hai insistito ben tre volte, e cioè la reciproca adattabilità, questo è ugualmente una cosa per fortuna già nota, che gli animali, un pastore di capre o di pecore, che è un buon pastore di capre e di pecore nella misura in cui si sa adattare alle esigenze del gregge e riesce a far adattare le esigenze del gregge alle sue, altrimenti non funzionerebbe la faccenda. Invece funziona da circa 10.000 anni da queste, mica tanto, sono appena 10.000 anni. Prima si viveva in modo completamente diverso, si pensava anche in modo completamente diverso e ci si sentiva al mondo in modo completamente diverso. Una cosa è stare al mondo muovendosi sempre da nomadi, una cosa è stare al mondo stando in un punto in cui tutto il resto sta intorno. Su questo non insisto, ma anche solo questo, è niente la fatica che hanno fatto tra 5 e 600 a pensare ad abbandonare la terra centrista, come viene, come si dice? Il terracentrismo per adottare l'eliocentrismo e magari poi dell'altro, ma ce l'hanno fatta abbastanza in fretta. Poi lì bisognava soprattutto pensarla, anche se immagino questo povero uomo del 5-600 volonteroso che dice: ma no, che è piatta la terra. No, ed è meglio pensare che sia piatta, perché altrimenti poi non te la cavi. Beh, insomma, l'adattabilità reciproca rispetto agli animali e alle piante è una storia formidabile di autoadattamento, di reciproco adattamento, appunto, come dicevi tu. I problemi di reciproco adattamento in posti come quello che sappiamo di Marte probabilmente sono molto più grandi, ma forse non incommensurabili con quelli che l'uomo ha man mano affrontato vivendo sulla Terra senza dover andare su Marte. Quindi in pratica cioè ci stai dicendo che da un punto di vista antropologico la possibilità, al di là del problema tecnico e scientifico per andare in un'altra galassia o d'altro, è un qualche cosa fondamentalmente anche di connaturato all'essere umano, e che pian piano col progresso scientifico va avanti, in cui la Terra non è più al centro, ma diciamo gli elementi centrali sono tantissimi anche all'interno dell'universo, e sempre si aprono orizzonti continuamente possibili, che
diciamo, di rapporti e di interscambio sempre possibili e in qualche modo anche auspicabili, nel senso che oggi noi ragioniamo ancora all'interno della Terra verso magari zone pochissime, non esplorate, ma però iniziamo già ad aprirci ad un mondo, ad un universo molto, molto più ampio. Ecco, in questo senso, da un punto di vista, non ritornando al discorso di altri eventuali esseri viventi, il problema della vivibilità di altri mondi, mi pare, così ho letto da qualche parte, mi si corregga se sbaglio, che alcuni dicono che effettivamente ci possono essere diversi altri mondi con un livello di vivibilità di pianeti all'interno dell'universo, non so quali calcoli sia stato fatto, che hanno però delle condizioni che potrebbero permettere diciamo la nascita della vita così come noi la conosciamo oggi, quindi dal carbonio eccetera. Poi però ci possono essere anche altre possibilità di realizzazione della vita. Questo lo chiedo anche all'esperto dei materiali, cioè ci possono essere delle possibilità differenti di composizione per creare un qualche cosa che poi possa essere considerata, non so, vita o a livello di elemento. Poi si tratterebbe di capire che cos'è vita, se forse è qualcosa che ha un elemento di autocoscienza o meno, però è possibile in astratto pensare ad altre possibilità di realizzazione, al di là di quella che conosciamo noi. Immaginavo che sarebbe arrivata qualche domanda complicatissima, pericolosissima, soprattutto perché ci registrano questa roba, poi va in giro, insomma. Ma io ripeto, quello che ho detto prima, ho iniziato con una posizione non difensiva che mi sento sinceramente di mantenere. Non voglio eludere la domanda, però faccio un piccolo passo indietro. Hai parlato di adattabilità più volte, non ho detto ciò che forse avrei dovuto, e quindi anche lì mi esprimo facendo riferimento alla premessa, cioè poi, come dire, sognare è fantastico, poi però io che voglio andare su Marte mi trovo di fronte a un excursus, sebbene, diciamo, no, dal punto di vista di giorno e notte più o meno ci siamo, perché no, Marte fa 24.39 minuti, no, 24 ore 39 minuti, qui siamo 24 più o meno. Il sole sorge più o meno come qui, quindi da quel punto di vista lì non ci sono problemi, però io ho al massimo meno 30 gradi, cioè poi, come dire, lasciare libero sfogo al nostro guardare scenari, no, io onestamente, se la massima temperatura è meno 30 gradi e la minima è meno 123, ragazzi, io la vedo dura, la vedo, ve lo dico con grande serenità e grande, no, dico, ma ok, probabilmente andremo, probabilmente riusciremo anche a stare, quanto poi è vero che alla tecnologia può essere difficile porre dei freni, però immaginare, io oggi non riesco con grande onestà a immaginare, no? Mi permetto di usare un linguaggio caro a Giulio, problematiche di tipo antropologico in un contesto di quel tipo, sarò sicuramente limitatissimo, no? Non riesco a vederlo. Venendo invece alla domanda più complicata che hai fatto, ancora una volta, sebbene gli studi stiano sostenendo la tesi che possano esistere degli altri mondi, no? Di tipo umano, a cui, se non ho malinteso, facevi riferimento tu, e mi va bene la teorizzazione, no?
la complicatezza dei calcoli che portano a immaginarli, io continuo ad essere galileiano fin nel midollo, ho necessità di vederli, toccarli, farli toccare da qualcun altro che magari scrive su una importante rivista, no? Che no, li ha toccati, li ha misurati, ha visto quanto pesano e così via. No, non la voglio buttare in, no, come dire, troppo a terra la cosa. Io non riesco a immaginare una vita che nasca attraverso, adesso qui si parla di robot, chiamiamoli come se questo era, adesso che sia possibile, no, che no, la memoria di questi robot si auto, come dire, aggiusti, li programmiamo sempre noi. Li facciamo camminare noi, il concetto di intelligenza artificiale ci può stare, ma poi, come dire, l'abbiamo partorita sempre noi, quindi io è quella, io non la considero vita, nel senso che ha un livello di autonomia che decido io studioso, io ricercatore, noi e gli diamo una dimensione, quindi non avrei un pensiero proiettato verso la possibilità di realizzare una vita, nel senso, tu dicevi giustamente, a seconda di come la intendiamo, ecco, l'uomo, non mi azzarderei a fare una previsione di questo tipo. Una previsione no, ma una sensata certezza che sia possibile, sì, certo può non accadere mai, ma niente fa pensare che non si possa fare. Nel famoso 5-600 si mandava a morte chi sosteneva che l'uomo potesse volare. I greci erano meno cattivi, perché li facevano punire direttamente dagli dèi. Esatto. Ma il fatto è che l'uomo è un essere che non aspetta che gli crescano le ali per volare. Si fa delle protesi e vola. Fa delle macchine e vola. Aggiunge delle cose alla sua mano e crea i robot. Aggiunge qualcosa al suo cervello e crea quelle cose che di questi ultimi decenni, e non lo so, probabilmente c'è stata un'epoca, un periodo e dei luoghi dove l'umanità pensava che non potesse nemmeno andare per mare e che dovesse aspettare che gli crescessero le pinne e che tornasse magari indietro, ma non lo pensavano perché non avevano ancora, non pare che ci fosse da nessuna parte l'idea dell'evoluzione delle specie che appunto si dovesse tornare a essere come le rane o qualcosa del genere per stare in acqua. Oggigiorno una delle cose che mi affascina di più, non solo nella fantascienza, è che la vita in acqua sta per avere, probabilmente anche in tempi rapidi, uno sviluppo che non immaginiamo, perché mi pare che ci sono tutte le condizioni perché si intraprenda quella strada che finora è stata più verso l'atmosfera e fuori dall'atmosfera che in queste, quanti sono? 4/5 del pianeta, non di meno, di più la Terra, ma insomma c'è tanto più acqua che Terra, e questo qualche conseguenza l'avrà prima ancora di andare su Marte.
pagare. In pratica il discorso dell'antropologo è un po' questo, così come, se non ho capito male, così come cioè nei secoli noi ci siamo trovati di fronte a cose che banalizzo naturalmente, che ad esempio venivano considerate in un certo modo, ad esempio purtroppo in un certo periodo si discuteva se determinate persone avevano o meno l'anima o altre cose del genere, prima era nei confronti di alcuni popoli che praticavano lo schiavismo nei confronti dei neri, lo dicevano nei confronti dei neri, altri lo dicevano nei confronti di quello dello schiavismo delle donne nei confronti dello schiavismo più vecchio che ci sia, che è quello nei confronti delle donne, e che poi invece sono state tutte cose, per fortuna, meno male, decisamente superate. E così poi, insomma, alla fine ci potrebbero esserci altre situazioni. Così come, ecco, qui va bene, cito invece un altro scrittore di fantascienza, Asimov, che in molti racconti di Asimov, ma non solo, ce n'è uno, qui adesso mi sfugge il nome del titolo del racconto, ci sono due persone, due amici per la pelle, amici da tantissimo tempo, uno sta morendo e l'altro lo sta assistendo, e quello dice: senti, noi siamo sempre stati amici da sempre, eccetera, però ti devo una cosa, ti devo dire una cosa che non, niente, devi perdonare, non te l'ho mai detta. Dice: io, in effetti io sono un robot. E poi e lì muore, dopo questo muore per il suo meccanismo, faceva sì che... Ecco, e lì e naturalmente si pongono, c'è tutta un'altra serie di problemi, il forse il non detto di certi discorsi è che, così come i diritti si allargano in continuazione, a un certo punto, se si creasse un qualche cosa, un manufatto, non saprei come dire, anche noi siamo dei manufatti, tutto sommato, che ha determinate capacità, perché non allargare i diritti anche a questo manufatto, che si avesse tutta una serie di capacità che assomigliano moltissimo a noi. Probabilmente forse il discorso dal punto di vista antropologico è anche questo, non so se ho... Certo, beh, se lo hanno posto, se è un problema del genere, lo hanno posto gli scrittori di fantascienza, forse nella forma più seria, è umano anche quello, diventa un problema umano. Ma del resto noi stessi siamo sempre più... fatti di parti aggiunte, sostituite e così via. L'hanno fatta sto trapianto di cervello? Si parlava? No. Nel 2007, esiste un'ipotesi, esiste un'ipotesi che si basa su un neurochirurgo che tra l'altro è genovese, ma non ricordo il nome, mi pare si chiama Cannavero o qualcosa del genere, che ha ipotizzato la possibilità di un trapianto non tanto del cervello quanto della testa, basandosi su tutta una serie di considerazioni legate alle proprietà dei neuroni e delle varie terminazioni che ci sono all'interno, quindi del midollo spinale, che è fatto appunto di terminazioni nervose, di vari neuroni, e c'è tutta una serie di studi a riguardo che fa questa persona, che però da un punto di vista scientifico a livello internazionale non ha molto credito, e qui riporto delle cose sottolineate da Gianluigi Gessa, dal neuroscienziato Gessa, che dice non ha molto credito, nel senso che una cosa del genere, prevista tra l'altro già nel 2016, dovrebbe avvenire con la testa di un miliardario russo,
Sì, che a quanto pare in quanto l'operazione costerebbe complessivamente 50 milioni di euro, quindi insomma una cifra diciamo non irrisoria per tutto quello, e naturalmente trovando un corpo insomma che la cui testa sia stata maciullata in qualche modo e che possa funzionare. E, ecco, quindi questo effetto. Certo. Sì. Che è il miliardario tetraplegico. Sì, giusto, esatto. Effettivamente il miliardario ha una gravissima forma, una malattia, mi pare ossea, che lo sta praticamente riducendo completamente a una, come dire, a una persona in cui funziona solo la testa, e nel 2016 l'apice di questa malattia dovrebbe arrivare a, se lui non trova delle soluzioni, alla sua morte. Da qui la data del 2016, hai ragione. Io volevo precisare, ma non per fare marcia indietro rispetto alle cose che ho detto prima, io ho risposto come ho risposto perché nella mia testa l'uomo è, lo definisco così, mi permetto di definirlo così, qualcuno o qualcuna, adesso non voglio, no, che nasce perché c'è un ovulo e c'è uno spermatozoo che feconda questo benedetto ovulo. Allora, immaginare che, no, l'uomo crei qualcosa che parte da lì, non so, avrei qualche perplessità e quindi rimango sulla posizione. Viceversa, tutto ciò che avete appena detto ci sta, come dire, che si trapiantino parti, pezzi, però, come dire, intanto è una roba che facciamo noi, pensiamo noi e realizziamo noi, che poi a questo, diciamo, che si possano fare trapianti di domani, sono convinto che si faranno naturalmente, e magari trapianteranno la testa di qualcuno su un robot, e a quel punto quel robot avrà una sua, no, autonomia, e magari a quel robot umanoide gli si daranno anche, no, i diritti civili, adesso, no, estremità, per carità, questo può succedere, anzi è facile che succeda, ecco, ma l'uomo inteso in sé, per come siamo noi, non so, avrei qualche forte perplessità. Però siamo a un punto oggi già da qualche tempo, in cui la riproduzione asessuata, bisessuata, è fattibile, viene anche fatta con certi animali. Si può essere contro solo per motivi morali, religiosi, ma la cosa è già una cosa, no? Io non sono contro assolutamente, no? No, appunto, che parlo di uomo io. Sì, sì, ma anche per l'uomo la riproduzione in altre forme che non siano quella di un ovulo che si unisce a uno spermatozoo è più che una possibilità, più che un'invenzione. Gli animali che hanno una riproduzione bisessuata sono già allevati, non so in che quantità di tipo industriale, in altre forme di clonazione varie e così via. Per cui anche le cose che... Lui parlava di materiali, però, Roberto, no? Che in qualche modo acquisissero vita, ecco, io almeno ho interpretato, scusa se interrompo Giulio, naturalmente. No, per carità. E quindi, ecco, in quel senso mi sembrava una roba un po'... No, non perché abbia dei preconcetti no, ideologici di qualche tipo, insomma, proprio perché la vedo una cosa abbastanza complicata. Beh sì, certo, ci riusciranno, Quella cosa che chiamiamo coscienza, autocoscienza, sensibilità, gioia, dolore e così via, pare lontanissima ancora, no? Dall'essere riprodotta.
però niente dovrebbe proibirci di pensarla fattibile, perché no? Ci sono a riguardo, c'è un grande dibattito all'interno del, diciamo, del, da un lato dei filosofi della scienza, dei neuroscienziati e non solo, anche dei matematici, nel senso tutti coloro che si interessano dell'intelligenza artificiale, in quanto ci sono poi tante, diciamo, tanti filoni di pensiero legati a questo. Uno dei problemi che alcuni considerano per il momento insormontabili è quello che viene definito come coscienza, diciamo, che potrebbe essere definito come coscienza. Per alcuni lo ritengono insormontabili, altri no, come mi pare Hofstadter, che è l'autore di Gödel, Escher e Bach, lui invece non lo considera insormontabile. Secondo lui, anzi, l'elemento di coscienza esiste in tantissime altre forme di vita, non solo nella nostra. Il dibattito effettivamente è molto aperto, così come anche all'interno dei matematici ormai ci sono. Qui va bene, io ho timore a parlare perché ci sono i matematici veri e non come me, che ci sono ormai degli algoritmi matematici che sono in grado di correggersi, autocorreggersi, di essere estremamente, diciamo, mobili. Però insomma, il discorso ovviamente è molto ampio e lo affronteremo anche all'interno di questa rassegna Scienza e Fantascienza in maniera così anche più particolare. Adesso riprendiamo un altro passo. Sì, esatto. Questo è tratto da un altro racconto. Prego. Il fatto è che tu non hai mai conosciuto Kennedy, disse lui a voce bassa. È un evento che non si è mai verificato. Ti sei svegliato il primo giorno delle tue vacanze, hai fatto la doccia, hai consumato la colazione, hai letto un romanzo. Nel tardo pomeriggio sei arrivato al centro. Non ti è successo nulla durante il viaggio in autobus. Dopodiché i tuoi ricordi sono veritieri. Ma non hai mai conosciuto Kennedy. Non sei mai stato braccato in una casa in fiamme. Non sei mai stato aggredito in autobus. I tuoi ricordi dal momento del tuo risveglio a quello in cui sei arrivato qui sono ricordi posticci. Non è accaduto nulla di quello che ricordi. La testa mi girava. Insomma, che cosa hanno fatto? Domandai spaventato. Il lasso di tempo di 10 ore che separa il momento del tuo risveglio, il primo giorno delle tue ferie, da quello della tua discesa dall'autobus, è stato trasformato in un labirinto mentale. Gli squenches hanno cancellato i tuoi ricordi di questo periodo. Ti hanno dato alcuni ricordi chiave di eventi possibili e ti lasciano libero di colmare i vuoti. La comunicazione che ti ha fatto l'ufficio notifica è uno di queste chiavi. Lo stesso dicasi della lettera esplosiva, dell'appartamento in fiamme e dell'uomo grasso che ti ha aggredito in autobus. Tu colmi le lacune fra i tuoi ricordi in modo che il tutto acquisti coerenza. Hai trovato tu stesso il modo di uscire dallo stabile in fiamme. Hai trovato anche quello di sbarazzarti dell'uomo di Kennedy. Grazie, naturalmente. Qui è un passo tratto da un altro dei racconti contenuti nel libro di Frank Robinson, che è un autore, diciamo, più recente, nel senso che è morto nel 2014, è sempre, anche lui è americano, credo che sia canadese se non sbaglio, di San Francisco, ho sbagliato. È nato nel 1926 ed è morto nel 2014. Era tra l'altro un fisico e anche un giornalista. Il racconto è ambientato su Venere. Gli Squatcher sono gli abitanti di Venere. La cosa è in questi termini. A un certo punto ci sono i colonizzatori, in questo caso dovrebbero essere i terrestri, che hanno trovato questi squatcher, queste persone, questi esseri viventi.
effetti, che dice sono fondamentalmente sono stupidi, dicono i terrestri. Perché? Perché noi gli facciamo fare dei test per cui a un certo punto loro sanno che se passano in un determinato, devono arrivare a trovare del cibo. Il cibo si trova attraverso, diciamo, ha due possibilità. In una si entra dentro un posto dove non c'è il cibo e anzi hai un qualche cosa di negativo, nell'altra invece trovi il cibo. Bene, loro prima tentano di andare dove c'è qualcosa di negativo, poi ok, vanno dall'altra parte dove c'è il cibo, e questo però le prime due volte. Le terze volte se ne disinteressano, dice non lo fanno più, perdono interesse, dice, come mai? Dice, però è il cibo, no, preferiscono non mangiarlo. Dice, beh, vabbè, effettivamente sono persone stupide. E poi dopo invece si ritrovano ad essere i terrestri, loro stessi, invece delle cavie da parte di queste altre persone, di questi altri esseri viventi. E come? In pratica gli viene inserito nella loro testa delle varie possibilità e gli si mette di fronte ad un labirinto mentale in cui le cose che pensano che siano capitate, tra cui il Kennedy che in realtà è un killer spaziale, non è il presidente Kennedy, e tutte queste cose qui sono semplicemente dei ricordi o delle immagini o degli avvenimenti che sono stati inseriti nella loro mente. Hanno creato nella mente un labirinto diciamo, il modo di esaminare degli Squatcher i terrestri è completamente diverso un po' da quello che diciamo si pensa invece che possa essere, come i terrestri volevano esaminarli, con una tecnologia completamente diversa, con una struttura labirintica che è molto molto più avanzata. E qui si pone, diciamo, un po' il problema della logica, della diversa logica. Noi ragioniamo con una nostra logica, probabilmente, invece in altri contesti si deve ragionare con una logica completamente diversa, perché probabilmente anche se ci saranno altri esseri viventi, questi ragionano con una logica diversa, oppure necessità di avere una logica diversa anche se non ci sono altri esseri viventi in cui si va in un determinato ambiente. Ecco il discorso delle logiche con cui si affrontano le cose, perché da un punto di vista anche diciamo che poi anche antropologico il discorso credo che funzioni molto. No, prego, così mi preparo. Le logiche, i sensi comuni direi anche, perché le logiche sono di cose che interessano piccoli gruppi di specialisti, specialisti. La logica in senso di... hai ragione, con logica anche come senso comune. Noi abbiamo bisogno di un senso comune, di dare senso al mondo, e glielo diamo sempre in qualche modo. E in un mondo complicato come quello di oggi, dove convivono modi di vivere in quantità e forme e intensità mai visti a livello mondiale, dappertutto, e non solo in Occidente, seppure soprattutto in Occidente, la diversità del mondo si riproduce anche a Pompo. C'è una pluralità di si riproduce in qualche modo la pluralità dei modi di vivere dell'umanità di oggi. Beh, il modo di sentirsi al mondo, seppure forse diventa sempre più lo stesso, è ben diverso a seconda di chi pensa il mondo, che so, nei termini non si muove foglia che Dio non voglia, oppure è destino o provvidenza. Queste cose poi spesso stanno tutte insieme dentro a disposizione per spiegare
che cosa succede e per dare senso a quello che ci succede, specialmente quando ci succede qualcosa di grosso, una malattia, un lutto. Noi diamo sempre, abbiamo bisogno di dare senso a queste cose, e lo facciamo sempre. Una logica, una filosofia, un sentimento, una teologia del vivere, noi ce l'abbiamo sempre, comunque, e però è una produzione umana. Anche chi crede nella rivelazione divina, per esempio, o nella provvidenza che provvede a tutto, quella è un'idea che rimane molto distante poi dalla vita quotidiana, che ha bisogno di spiegazioni continue e di ritrovarsi al mondo in maniera sensata, a seconda, sensata nei termini di un senso comune. Cioè, la produzione di senso comune non è di solito, il senso comune non ha l'idea abbastanza adeguata del fatto che tutti sempre dobbiamo produrre del senso comune, altrimenti non riusciamo a vivere, e che il produrre senso comune è altrettanto vitale del produrre cibo, per esempio. Sì, grazie. La prima parte della lettura ha affrontato il tema dell'essere braccato, no? Io non sorvolo su questo, visti anche i recenti episodi che purtroppo mi hanno visto coinvolto, avrei tante cose da dire, ma ci vado veramente sopra e non approfondisco. Invece vorrei toccare il concetto di logica non tanto in relazione alla eventuale differente logica che in mondi diversi, abitanti diversi possano avere rispetto alla logica che invece ci governa. E vorrei affrontare l'argomento logica invece nella configurazione delle motivazioni che ci spingono a fare certe scelte in relazione all'esplorazione dello spazio. La prendo un po' alla lontana, ma provo a declinare il ragionamento. Se negli anni 60 la logica era, nonostante i russi fossero in quel momento fortissimi dal punto di vista dell'esplorazione dello spazio, la logica era: sulla Luna andiamo prima noi perché siamo americani e siamo più bravi. Questa era la logica di fondo, dimostrare potenza, capacità, risorse, mettere una... Più che una sedia, sedersi sulla tecnologia e governare lo scenario tecnologico dei 30-40 anni futuri, come di fatto questo poi è successo. E questa è una logica. Oggi la logica legata al mondo dell'esplorazione qual è? Chi arriva prima su Marte? Questa è la logica, ma non è molto diversa dalla logica degli anni 60, è capire un attimo chi avrà la forza tecnologica di mettere per primo, non ExoMars, che ci arriva, come abbiamo detto, a ottobre di quest'anno, ma mettere il primo uomo su Marte. Però c'è più la novità della cooperazione internazionale, diciamo. Giusto Giulio, questo è vero, però poi come dire, NASA è sempre molto scherma, ti fa entrare, non ti fa entrare, cerca di stoppare. Vi faccio un esempio, prendo per spunto, no? Questi brevetti di cui avrete sentito parlare, credetemi, è stato più difficile averli concessi negli Stati Uniti che averli concessi in altri paesi, perché gli uffici brevettuali che regolano, no,
il patenting dei brevetti, in America quando si parla di aerospazi dice no, aspetta, che qui ci siamo noi e tu è bene che non ci entri. Adesso sto estremizzando naturalmente per rendere la cosa più colloquiale possibile, naturalmente, però è una logica, la logica del number one, che purtroppo esiste, sebbene a livello di cooperazione internazionale molti passi sono fatti, e concordo con te che questa cooperazione, per esempio, si estrinseca in modo assolutamente incredibile, in senso positivo, sulla stazione spaziale orbitante. Effettivamente sulla stazione spaziale orbitante ci sono tutti e tutti operano, mettono del denaro, delle risorse e consentono a tutte le 14 agenzie, agli astronauti delle 14 agenzie spaziali che stanno dentro l'International Space Exploration Coordination Exploration Group di poter una volta ogni 6 mesi andare sulla stazione spaziale. Quindi le logiche sono diverse, e oggi la logica che governa le scelte delle agenzie spaziali è, per esempio, la Cina oggi si disinteressa di Marte, ritiene di aver perso la partita su chi sarà il number one sostanzialmente andare su Marte, e guarda con maggiore interesse la Luna. La Cina non ha interesse a Marte in questo momento, a me non risulta che abbia un interesse specifico su Marte, mentre sulla Luna sì, perché ha già immaginato un percorso di sfruttamento della Luna, del corpo celeste, uno sfruttamento in termini di risorse oggi non più forse disponibili sul pianeta Terra, o comunque sempre meno disponibili, e quindi c'è una logica di conquista specifica. Lo declinerei in questa veste, insomma, in questi termini. E qui in mezzo c'è anche il problema della memoria, no? Io non direi niente dal punto di vista del problema della modificabilità, malleabilità, manipolazione della memoria, ma io credo che gli ultimi secoli di mentalità scientifica abbiano prodotto una nuova idea, una nuova concezione, anche se io non saprei dire dove si trova espressa più chiaramente o più compiutamente, cioè l'idea che la vita stessa è memoria, che la storia della vita sulla Terra la si può ripercorrere sempre di più come un accumulo di memoria che si muove verso l'accumulo e il riconoscimento di cose nuove. Del resto, che cos'è quella cosa che oggi noi chiamiamo geni, cromosomi, eccetera, eccetera, insomma, tutte queste parti dell'essere vivente che è studiata da quella disciplina che si chiama genetica, e anche la terminologia lo mostra, è un vedere la storia della vita sulla Terra come appunto un accumulo di memoria, che è un accumulo fisico-chimico, e però è un accumularsi continuo in quella forma lì. E poi c'è la forma culturale che è molto più rapida, non ha bisogno di millenni per accumularsi, ed è la cosa che l'uomo ha sviluppato di più, questo dell'accumulo rapidissimo di memoria
di memoria che è non solo individuale, ma è delle biblioteche, dei computer, delle banche dati e così via, ma è anche individuale, è anche dell'essere vivente. Noi siamo il risultato della memoria genetica manipolata dalla memoria culturale. Con questa, diciamo, bellissima metafora, che noi siamo appunto il prodotto di questo insieme molto, molto complesso, purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto, nel senso che tecnicamente la biblioteca poi deve chiudere. Io, anche a me è sfuggito, io volevo insomma permettere qualche domanda e mi scuso con le persone che non hanno potuto farlo. No, sono solo io il responsabile, naturalmente. Ovviamente sono solo io. Io adesso, quindi, prima di ringraziare, ricordo il prossimo incontro, che sarà il prossimo giovedì, che se non sbaglio è il 28. Si partirà come punto di riferimento da un libro che è il Manifesto dei Cosmonisti di Niemi, che è uno scrittore svedese, legge la letteratura svedese è stata riscoperta come una letteratura molto svedese, non solo tutta la letteratura nordica, islandese, svedese, norvegese, eccetera, come una letteratura molto ricca di tante cose, anche nella fantascienza c'è questo libro molto interessante, si parlerà di linguaggio e di memoria e di computer legati alle neuroscienze con il professor Di Chiara, Gaetano Di Chiara, e anche alla filosofia e alla linguistica, alla filosofia del linguaggio, col professor Pietro Storari. Di Chiara è un neuroscienziato, Pietro Storari è professore di filosofia del linguaggio all'Università di Cagliari. Naturalmente adesso io ringrazio il professor Giulio Angioni, il professor Giacomo Cao, Anna Murgia e Antonella Pina e tutte le persone che hanno partecipato, e naturalmente la Biblioteca Provinciale, che rende possibile questi incontri. Grazie.